Si avvicina il debutto di PS5 nei negozi italiani. La nuova console Sony arriverà infatti il 19 novembre 2020 con una lineup che include una quindicina di giochi tra titoli esclusivi, multipiattaforma e cross-gen. Un numero è vero non particolarmente elevato, ma che in questa generazione potrà contare su un importante alleato: la retrocompatibilità. Niente remaster, porting frettolosi o corsa all'upgrade a pagamento, insomma. Basterà prendere il disco del proprio gioco PS4, inserirlo nella console e beneficiare di una serie di miglioramenti immediati, da una migliore stabilità nei frame rate a una maggiore velocità nei caricamenti. In attesa di informazioni sugli upgrade gratuiti in arrivo nelle settimane e nei mesi successivi al lancio, si potrà per esempio sfruttare la funzione con FIFA 21 e soprattutto con Cyberpunk 2077. Tra l'altro, il nuovo lavoro di CD Projekt Red potrebbe avere tutta una serie di ottimizzazioni già pronte al day one, in attesa di vedere cosa sarà in grado di fare con l'aggiornamento next gen vero e proprio. In più, si potrà contare sulla PlayStation Plus Collection, una raccolta di 18 grandi giochi PS4 che saranno subito disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio online. L'upgrade next gen sarà poi subito disponibile per Marvel's Avengers, Dirt 5, Destiny 2 Oltre la Luce, Fortnite, Madden NFL 21 ed NBA 2K21, anche se in quest'ultimo caso non sarà gratuito. Per quanto riguarda i nuovi giochi cross-gen, dal 19 novembre si potranno mettere le mani su una serie di multipiattaforma niente male: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Call of Duty Black Ops Cold War. Devil May Cry 5 tornerà invece grazie a una special edition con diversi contenuti aggiuntivi, mentre Godfall sarà l'unica esclusiva terze parti di PS5. Alla maggior parte delle esclusive, infatti, penseranno i soliti PlayStation Studios. Astro's Playroom sarà così preinstallato su ogni unità della console. Il remake di Demon's Souls darà la possibilità di morire malissimo anche in questa nuova gen. E Destruction All Stars mescolerà il gameplay di Rocket League con la follia di Fortnite. Usciranno invece anche su PlayStation 4 lo spin-off di Little Big Planet, Sackboy A Big Adventure e l'espansione standalone di Marvel Spider-Man dedicata a Miles Morales. Il gioco Insomniac dedicato all'Uomo Ragno avrà tra l'altro anche un'edizione Ultimate, che include una corposa remaster esclusiva per PS5 del titolo originale. Questi sono al momento i titoli confermati al Day One di PS5, e a schermo potete vedere un cartello riepilogativo che li confronta anche con la lineup di PS4. Che cosa ne pensate? Siete soddisfatti dei giochi disponibili al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto, e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.